Fanga a te, vai, vai, vai. Ora lasciami fare. Sant'Antonio allù deserto se magnava i maccarone, Satanasso per dispetto i freghette le forchette, Sant'Antonio non se lagna col mano se le magna, Sant'Antonio, Sant'Antonio lo nemico dello demonio. La so tutta, eh? Occhio, non finisce mia idea. Cacchio, mi dà tutta una processione. La festa di Sant'Antonio. Allora. Guarda, non mi farei un bel piacere, non fa battutine di spirito perché non è il caso, Non è il caso. Allora, questo, la sai l'ultima? Allora, visto, no? Quando tu sei arrivato, l'ha visto, di là c'è, in mezzo alla strada c'è un monte di roba, Perché lunedì vengano a rifare tutto il garage, no? Dobbiamo venire a maggio, ma piovi, smetti, piovi, smetti, piovi, sole, piovi, no? Alla fine si è rimandata a giugno. Hanno telefonato, dice lunedì, sì, siamo così. Che devo liberare, devo sistemare ogni cosa, tutta la situazione. Madonna buona. E poi ci dà, bel compravo il banco quello da liutaio, Sì, l'ho trovato da un artigiano bello. Lì si comincia a fare, lì si fa tutti i contrabbassi. Ora poi che in Giappone hanno cominciato a ordinare anche i contrabbassi. Contrabbassi hanno dei tempi un po' più lunghi anche per le spedizioni, ma ora risolto anche il problema dei contrabbassi, spedizioni, cazzi e mazzi. Allora, sera lì a far pulito, arrivo lì a fare pulito e si buttò via un monte di robaccia, A un certo punto trovo questo Sant'Antonio, mi ricordo di quando ero bambino, trovo questo Sant'Antonio di gesso, una cazzata, bruttissimo, tremendo. E schifo la mia moglie. Questo che si fa? Io penso si buttano in sudicio. Allora mia moglie, ma che sei sicuro? Perché c'è la tua mamma, più tranquilla, la mia mamma le ha letto. Da senti, La mia mamma le ha letto, non lo vede. E lo metto da una parte. Io vado, ora tanto che fuori il carico della macchina, metto tutti i sacchetti di sudicio. E poi dopo e si butta dentro e lo può buttare nel sudicio. Metto il primo sacchetto, metto il secondo sacchetto, arriva il terzo sacchetto, a un certo punto mi avvicino a Sant'Antonio in terra e sento fare: ehi, codesto che è il Sant'Antonio della Mina. Madonna, beccava proprio in pieno. Che gli fa, mamma, ma è brutto da voi. Dai, vai a voi, se voi mi toccate il Sant'Antonio. Allora, va bene, vuoi il Sant'Antonio? Va bene. Allora, tientelo in casa. Abbi pazienza. Tientelo in casa. E non rompere i coglioni, ovvio. Ora. Donna e palle, fai un miracolo, rimani ritto da te, no? Fai un miracolo una volta tanto. Possibile che io non abbia mai avuto in vita mia la possibilità di vedere un miracolo? Insomma, mi è toccato, ho detto, mamma, allora portatelo in camera. E un ceffotto sull'armadio, insomma, vabbè, ma è una favola. L'unimico di ludimonio, Sant'Antonio allù deserto se faceva le orazioni, Satanasso per dispetto gli tirette due pietroni, Sant'Antonio non se scombone, zacchete lu fa cappone, Sant'Antonio, l'unimico dell'udimonio.
Io sta canzoncina lì è una specie di litania, uso quelle da processione, no? Uso quella tipo, sì, va San Giuseppe, quale? L'ho sentito in un paesino della ciociaria, ma quando si girava la motocicletta per la festa di Sant'Antonio, ora non lo so. Insomma, non è fatto il miracolo nemmeno stasera. Madonna ragazzi, non vedo l'ora, la mia mamma non se ne, la se ne dimentichi, ma non se ne dimentichi. Madonna, ti fa volare di là da il coso, diciamo. Campione mondiale di lancio di Sant'Antonio di Gesso.